Con la signora Maria Becheroni, appunto della classe del 32, che era a Sambuca durante il passaggio del fronte. Aveva 12 anni. La signora Becheroni si ricorda molto bene del passaggio del fronte perché dal paese dove... bisognava andare via, però tutta la parte della Sambuca andò nei boschi di Badia, mentre noi, c'era la mamma malata e il nonno di 85 anni e noi piccoli, s'andò qui sopra dalla famiglia Gianni, che avevano allevato la mia sorella, Ottavina. San Buchini era dalla parte di là, nei boschi, ci sarà solo noi qui. O a Badia o nei boschi? O nei boschi. Questi Gianni abitavano esattamente? Sì, qui, al potere lì. Presso la Canonica? Sì, vicino alla Colonia, sì. Ci ospitarono loro, o un'altra tre famiglie di San Buca. Baldi Ida e Baldi Leonello, Clorinda Salvadori, tutti vecchi, e Gemma Bianchini. Nei boschi tutti. Sì, tutti i bianchini. Quando i nonni portavano via. Sì. E voi eravate in quattro, suo padre, sua madre. La mia sorella e il nonno. Questi Gianni avevano sette figli. E poi lassù si fece due rifugi. Loro, il babbo con tutte quelle contadine, tutti gli amici. Tutti lì fecero due ricoveri, uno per giovani e uno c'era noi ragazzi, vecchi e donne, ma ad una certa età, perché le giovani erano tutti nei ricovero di là, sotto la chiesa. Sotto la chiesa c'era un ricovero e noi sotto Figlinelli, avanti da arrivare a sotto Figlinelli. Nel bosco, nei campi? Insomma c'era un po' di boschettino, dove invece dove le era giovani era proprio, c'era proprio il bosco forto sotto la Alonia. Sì. Che c'era, come erano fatti questi rifugi? Nella terra, scavato nella terra. Scavati, proprio scavati a palla nella terra. Sì, poi gli avevano fatto come un'armatura sotto. Sì, e erano davvero grandini, perché ci si entrava diverse persone, però tutti con la paglia in terra, qualche coperta e paglia. Si ricorda di averci passato qualche notte? Altro è qualche notte, diverse notti. Poi di lì cominciarono a bombardare, anche lì dove stavamo ricovero noi, mentre dove erano stati i ragazzi giovani, lì le cannonate, ma da noi cominciò a venire le cannonate. Allora il babbo disse, andiamo, ritorniamo nella casa di Gianni, perché c'aveva una cantina abbastanza coperta. E ci si mise tutta la paglia,
coperte anche lì e si dormiva lì diverse notti, si dormì lì. Perché gli aveva fatto l'artiglieria da montagna, lui restava tre anni sull'Avemeto. Sull'Avemeto. Quindi lei ricorda di essere stata su da Gianni per circa due mesi? Mi pare un paio di mesi di certo. Quel giorno appunto della battaglia vicino a casa Gianni, lei ricorda di aver... si sentì le mitragliatrici? Le mitragliatrici e poi questa battisi si sentiva proprio sfrecciare. Mm-hmm. Capito? E dicevi, papà, si batta l'allarma bianca. Dai, a di là. Più là ancora e c'era la mitragliatrice che sparava e il popolo la ritirava, ma ci fu una bella lotta. Che si ricorda di questa battaglia del 23, signore? Il 23 luglio, appunto, che ci diceva nei campi del potere del Gianni. Il potere del Gianni fu una grande. Che rumore! Non so se la dia presente, Campiglioni, no. E sono fra San Martino e il poggetto di Contadino e Campiglioni, che erano i poderi. Sì, il potere sempre del Gianni, di questo non ci saranno sfollati. Quello che lei ricorda come rumore, cannoneggiamenti. Tra gli attrici e più in là anche, si sentì diversi spari. Poi quanto durò all'incirca? E la battaglia di una fioretta la durò. Signora, mi può ridire allora, all'incirca quanto distano questi campi da questa casa colonia? Ora magari si va a vedere, ma... Sì, sì, una ventina di metri, oddio, ci stavamo vicino, quelli che erano feriti e si battevano, stavamo vicino. Sì. Poi feriti... Ma, signora, lei li ha visti, l'ha sentito raccontare al babbo? No, io ho visti combattere, no, però ho visti lì, sì, perché i feriti vennero tutti lì. Vennero da voi? Tutti. C'era un pozzo lì sull'Aia, gli vennero da bere e poi presero una carretta, quelli più gravi li messero in questa carretta. Questi erano tedeschi o? Tedeschi, sì sì, tedeschi. La ritirata, fecero la ritirata di lì. Di lì, insomma, si dico, sono i feriti, si li fasciarono, insomma, li tapponarono perché uno buttava troppo sangue, e non me ne ricordo. Quando si furono tutti cosati, insomma, un po' bevuto, ma tutti con fretta, e ai babbo gli faceva levare i pantaloni, perché uno era tutto ferito qui, gli aveva tutti sangue. Il babbo si levò i pantaloni, rimase un mutante, sembra proprio di vedere l'ora. E questi feriti, e morti però non si sono visti. Li ha visti il padrone, il contadino, il capofamiglia, la mattina, perché il babbo disse non uscite nessuno perché c'è da vedere i tedeschi rispondere, se si appostano verso fabbrica, disse così, dice può darsi anche che gli sbarino. E infatti quest'uomo la mattina voglio andare a vedere, cominciò a dire il potere che gli hanno fatto, insomma gli sta passando una guerra, il potere gliel'ha distrutto. Il Gianni. La mattina presto, ma non si sapeva neppure. Prese quest'uomo e andò là, infatti cominciarono a sparare e una striscia l'hanno presa qui, questo Gianni Lorenzo, lo chiamavano il Lori. E allora lì alla chiesa c'era il comando americano neozelandese. E presero, lo portarono, lo trafonarono e lo portarono, lo fasciarono e lo portarono a Siena. Quanti soldati avete visto che venivano a farsi medicare? Lì nell'Aia ce n'era diversi, ma quelli che non avevano niente e filavano giù. Quanti ne ha visti io? Feriti o quanti feriti ne ha visti qualche d'un altro? Feriti 4 o 5 io li ho visti. E morti dice ce n'era tanti. Ma no, vicino a noi tanti morti, no? Dice. Ci erano più nei Campiglioni. Perché il giorno dopo il Gianni andò. Sì, la mattina li andò a vedere. Che era stato fatto nei campi e c'era le abbandonate e tanti morti, tanti morti, sì, morti, feriti no, tutti morti erano. Per ritornare un passo indietro, quando questi feriti li presero e li portarono giù a San Buca e c'era la Croce Rossa e questi altri invece, quelli non feriti, e proseguirono tutti sotto ora quando si va lassù così e andarono alla chiesa e presero la strada Molinara
e andarono giù. Però noi di lì si rivivono, questi non feriti, ma tanti soldati. Babbo diceva che doveva essere un 150, però io questi qui non li ho visti. Ma passare da questo coso, lo vedo anch'io dalla finestra, passare lungo la strada proprio bassi bassi, intorno alla macchia proprio, passarono. Questa strada molinare quale sarebbe? Sotto la chiesa c'era la strada e veniva, che andava in Molino San Paolo. I tedeschi li andarono via e questi feriti, passò la Croce Rossa, caricarono feriti. Io non vidi questo qui, la Croce Rossa sì, l'ho vista anch'io, entrare, passare sul ponte della San Paolo, perché ci saliva le finestre basse, giù. Guardate, disse Babbo, la Croce Rossa, ora tra poco salta il ponte, disse. Perché, e infatti, passato la Croce Rossa, caricato feriti, dopo poco, un boato è stato il conto. E si ricorda nel circa che... Va a Badia, il pomeriggio, però l'ora esatta dovrebbe essere verso le 5, però l'ora esatta non lo so.